Podcast Celebrity, la Facebook y Apple, el tiempo libre. Lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera, ben ritrovati, sempre in diretta con un altro approfondimento. Ecco, lo vedete in sovraimpressione, parliamo di questo fenomeno appunto fuori controllo, come abbiamo intitolato appunto l'argomento che tratteremo insieme all'ospite che vi presento subito, Eugenio Fristacchi, presidente del comitato del cinghiale difesa del territorio. Reduce proprio da un incontro che si è tenuto fino a poche ore fa in cittadella regionale, perché appunto una problematica sempre più grave e seria espansione, proprio per questo che è sempre più grave. Qui si parla da tempo, ma ben poco si è fatto finora. Tra l'altro ci siamo visti proprio 2 anni fa per realizzare un'intervista, ma da allora credo che la situazione solo peggiorata. Ecco, i problemi legati a questa emergenza, se così la vogliamo chiamare emergenza, sono tanti, da quella sanitaria, che probabilmente quella presa un po' meno in considerazione, ma veramente grave. Adesso ascolteremo insomma da Fristacchi quali sono le problematiche e la gravità proprio del fenomeno, ai danni ovviamente all'agricoltura, che è un settore trainante della regione. Quindi intanto partiamo dall'incontro che c'è stato in cittadella questa mattina e cerchiamo di capire un po' quali sono appunto le azioni che bisogna intraprendere, perché a questo punto siamo davvero in una situazione fuori controllo. Sì, io questa mattina sono stato ricevuto dal direttore generale del Dipartimento di Agricoltura, il dottore Giovinazzo, c'era anche il dottore Stranieri, perché noi periodicamente ci sentiamo al telefono, perché finalmente il mio comitato è riuscito a sensibilizzare fortemente in questo ultimo periodo le istituzioni, diciamo la regione Calabria. È stato il nuovo piano di abbattimento cinghiale, è stato concordato ed è stato presentato dalla regione Calabria, prevede un aumento massiccio del numero di cinghiali da poter abbattere, parte dei selettori o selecontrollori ovviamente, sì. Prevede un corso di formazione per nuovi selettori. E in questo piano si prevede, quanto riguarda i danni che gli agricoltori nostri, in particolare le province di Catanzaro e di Vibo Valentia, hanno subito. Mi diceva anche il dottore Giovinazzo, contento io per quello che hanno fatto, che finalmente è stata inserita anche la provincia di Reggio Calabria, perché in un primo momento era stata esclusa in quanto facente parte della città metropolitana di Reggio Calabria. Sì. Quindi un plauso, anche se contenuto, al dottore Giovinazzo e al dottore Stranieri. Io però ho esplicitato altre situazioni drammatiche, quali
per esempio il fatto che questo possa essere un palliativo alla problematica dei cinghiali, perché ormai i cinghiali ce l'abbiamo in casa, devastano i territori agricoli. E ne sappiamo sicuramente qualcosa qui a Soverato. Creano danni ingenti all'unico settore, diciamo così, trainante dell'economia calabrese, che è il settore agricolo. Se noi riusciamo a perdere anche quello, la Calabria veramente sarà una terra di conquista per tutti, non avrà più una sua identità e una sua crescita, non solo sotto l'aspetto agricolo ma anche sociale. Io cercavo di sensibilizzare diciamo così, gli esponenti della regione Calabria sotto l'aspetto umanitario più che altro. Io vivo quotidianamente perché assumendo questo ruolo mi trovo a contatto con diciamo così, le piccole aziende agricole, non le grosse, perché le grosse hanno le loro forze, quindi riescono a difendersi per conto loro, invece le piccole aziende, cioè quelle che vivono nelle campagne, che sono delle persone anziane, che hanno delle pensioni ridicole, se non riescono a coltivare i loro terreni, quindi riuscire a produrre il pomodoro, la patata e quant'altro, queste persone piacevano, cioè io mi trovo a dover tante persone anziane che dovrebbero avere rispetto da parte di tutti quanti noi, invece le trovo esasperate. E io ho cercato di far capire anche a chi direttamente non lo vive questo problema, come i funzionari che lavorano alla regione, perché lavorando alla regione non possono essere sui campi, non possono avere le dimensioni reali del dramma se non riportato da altri. Io invece mi sono fatto partecipe di questa situazione. In che senso abbiamo scalfito qualcosa noi del comitato? Tutti quanti ormai siamo concordi nel dire che questa legge, la legge credo da 152, deve avere delle modifiche. Io so che in Parlamento comunque sono state presentate delle modifiche a questa legge vecchissima, però nulla è stato fatto. È venuto in Calabria il Ministro dell'Agricoltura, ovviamente di tante cose ha parlato, non della problematica cinghiale. Le associazioni di categoria ovviamente non hanno trattato fin dall'inizio bene questa situazione, mi rincresce dirlo, però io sono abituato a dire le cose che penso, quindi non ho nessun... Col diretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, eccetera, eccetera, sono state più volte da noi cercate per fare fronte comune. Eppure il fenomeno è grave, serio, avvertito, appunto ha distrutto davvero, mandando in rovina agricoltori, allevatori, eppure appunto il problema è davvero... Io l'altra sera sono stato a Borgia in una riunione di grosse aziende agricole della zona di Borgia, Carigliano e tutti gli altri. Praticamente questi signori a breve saranno costretti a chiudere le loro aziende, lo hanno detto apertamente, non è che l'hanno scoperto, perché questa situazione ormai sta creando anche dell'allarmismo una parte dei loro lavoratori, perché ormai i cinghiali entrano nei territori, nelle zone coltivate anche di giorno, quindi un lavoratore che lavora sui campi è preoccupato, perché il numero è talmente elevato per cui ormai sta diventando un problema di sicurezza pubblica. E poi, pubblica sicurezza. Dicevamo che c'è l'aspetto che, di cui si parla veramente poco, ma riguarda ognuno di noi, che è l'aspetto sanitario, perché lo sappiamo tutti, perché il fenomeno dei cinghiali c'è in tutta Italia, ma in Calabria è legato proprio a questo aspetto della tubercolosi, quindi c'è un problema serio da tenere in considerazione. Allora, dei centri di raccolta, dove i selettori che diciamo così quotidianamente partono degli ungulati, alla fine devono portarli da qualche parte per essere analizzati, altrimenti ci sono i veterinari, quindi bisogna chiamare il veterinario, farlo venire sul posto. Con i centri di raccolta, come è stato fatto nella regione Basilicata, si può ovviare a questo discorso. Lui mi ha detto che la
riguarda gli enti di raccolta mobili, significa che loro ci saranno delle celle frigorifere su ruote che si possono muovere per andare a recuperare questi cinghiali abbattuti e con un'equipe veterinaria già predisposta iniziare subito, quanto prima, una prima diciamo così, analisi per vedere se la carne di questo ungulato abbattuto si può utilizzare a fini diciamo così alimentari, oppure bisogna sequestrare l'ungulato per fare ulteriori accertamenti. Quindi questa mi è sembrata una cosa importante che loro stanno cercando di realizzare. Ovviamente ci sono i tempi burocratici, lui ovviamente dice. Non si vuole fare allarmismo, però purtroppo c'è un problema da prendere in considerazione. La situazione purtroppo degli ungulati infetti c'è. Ci sono delle relazioni da parte di veterinari che attestano questo, l'ha attestato la stessa regione Calabria, però noi pensiamo che diminuendo in modo drastico il numero dei cinghiali, il cinghiale è un portatore ovviamente di questa infezione, si possa anche contenerla. Noi avevamo chiesto, a dire la verità, anche un confine sanitario, sì. Perché ci sono alcune zone ci sono più cinghiali infetti, in altre zone meno, quindi cercando di creare un cordone. Io ovviamente non sono veterinario, quindi mi esprimo come meglio so, su cordone sanitario si potrebbe quantomeno aumentare il numero dei controlli e quant'altro. Diciamo che le province di Catanzaro e di Vibo Valentia mi sembra che siano le più danneggiate dalla presenza massiccia dei cinghiali, oppure un po' si verifica un po' in tutte le parti della pensare regione? Pensare questo è un errore, perché la provincia di Reggio è anche piena di cinghiali, purtroppo lì le verifiche, come fanno i nostri selettori, non vengono effettuate. Quindi il numero di cinghiali abbattuti e il numero di cinghiali infetti fino a questo momento non si sa. Io devo ringraziare ovviamente il lavoro che stanno facendo i veterinari e anche i selettori, perché noi consideriamo che i selettori non vengono né pagati né stipendiati, quindi quello che loro fanno lo fanno diciamo così perché oltre che piacergli la caccia, anche loro si sono resi conto che è un dramma che tocca anche loro, le loro famiglie, i loro parenti. Quindi adesso stanno intervenendo sui territori cioè esposti, tipo Vibonese, tipo Serre Preserre, in modo massiccio, abbiamo dei dati. Quindi di questo io li devo ringraziare. Però ma partiamo anche, ecco, lascio terminare il concetto. Io volevo entrare in un altro concetto adesso, visto che pure qua Soverato, ma in altri centri abitati, ormai i cinghiali entrano fermando il traffico, certo. Bloccando il traffico. Ma creando, sono proprio nei centri delle città. Delle situazioni ormai di pericolo pubblico, sottolineo, ordine pubblico. Ci sono delle leggi per le quali si potrebbe intervenire direttamente investendo chi rappresenta il governo in Calabria, in questo caso sono i prefetti che rappresentano il governo. Però io da qua vorrei lanciare un messaggio alle istituzioni comunali, ai sindaci soprattutto. Cercate di non risolvere il problema singolarmente, perché non si risolverà il problema se non passeranno 5-10 anni. L'unica possibilità adesso che noi abbiamo è contenerlo, però se ognuno viaggia sul suo binario non faremo neanche questo. Io vi lancio un messaggio, cercate di unirvi a noi, di unirvi ad altri sindaci, cercate di fare fronte comune, perché i sindaci devono essere ascoltati dai prefetti e quindi quantomeno cercare una forma per poter intervenire nei centri abitati, visto che nei centri abitati non possono intervenire né i selettori né quando sarà aperta la caccia i cacciatori, ovviamente. C'è qualcuno che dovrà intervenire e quindi noi voglio sensibilizzare, grazie a questa televisione, i sindaci di tutta la Calabria, non solo del Soveratese o del Vibonese, dove devo dire la verità ormai
i sindaci dell'Angitolano sono sempre stati con noi, ma anche i sindaci di queste zone qua, perché ormai Cassoverato c'ha 25 anni nel mare. Anche perché appunto ce li abbiamo sulla spiaggia, ce li abbiamo nel mare, ce li abbiamo davanti la porta di casa, ce li abbiamo ovunque. Ecco, tu passeggi, magari fai una passeggiata anche in pieno giorno, e in pomeriggio, in pieno giorno, e rischi di incontrarti questo gruppo, perché tra l'altro vanno, c'è una famiglia in particolar modo qui a Soverato con tanti piccoli al seguito che girano tranquillamente indisturbati per le vie della città, e quindi c'è anche come dire, apprensione, preoccupazione, certo, timore da parte di tutti noi, ovviamente. Ma questo è normale, è normale. E, come le dicevo, bisogna intervenire, ma non solo Soverato, bisogna intervenire perché noi ce l'abbiamo a Gagliato, ce l'abbiamo a Petrizzi, ce l'abbiamo a Satriano. Ormai i dati parlano non di migliaia, ma di centinaia di migliaia di ungulati. Ecco, a proposito di questo, visto che i numeri appunto sono importanti, ma c'è un censimento ufficiale che certifica poi effettivamente quanti capi, quanti più o meno, quanti centinaia di migliaia di ungulati sono presenti sul territorio regionale? Esiste un censimento ufficiale? No, non esiste. Le dico quello che abbiamo fatto noi come comitato. Noi come comitato, appena siamo, diciamo così, tra virgolette, nati, abbiamo subito fatto una richiesta dicendo la prima cosa che bisogna fare è un censimento, un censimento anche nelle aree protette, quindi parlo del Parco Regionale delle Serre, parlo delle zone non vocate, dove il cinghiale non ci dovrebbe essere, perché certo, le zone non vocate sono terreni prettamente agricole, quindi lì il cinghiale non ci deve essere. Purtroppo non siamo stati ascoltati. Adesso io non mi dilungherei sul fatto il perché non siamo stati ascoltati, però se 2 anni e mezzo fa il consigliere regionale d'Acri l'aveva intravisto questa problematica, aveva detto convocheremo subito i prefetti di tutta la Calabria per cercare di contenere la problematica, purtroppo non è stato fatto questo. Questo era il primo passaggio, insieme a un censimento. Perché quando tu hai un censimento riconosciuto da una società legalmente a posto, nessuno ti può contestare quei numeri. Noi abbiamo provato un censimento con i droni, come sta avvenendo in Germania, come sta avvenendo in altri stati che hanno la stessa problematica. Quindi voglio dire, avevamo proposto, però nessuno ci ha tenuto in considerazione. Come solito in Calabria purtroppo siamo abituati a non considerare delle persone che magari affrontano una lotta, una battaglia senza nulla pretendere, anzi addirittura se togliendo qualcosa di tasca propria. Allora, siccome questo per la maggior parte purtroppo di noi calabresi è una cosa impossibile, loro hanno, credo io, sempre pensato che noi di questo comitato che è rappresentativo di queste zone qua abbiamo un fine, nessun fine ultimo, è cercare di dare un po' di dignità all'agricoltura calabrese. E io gradirei, avevo chiesto l'unione di Confagricoltura con Direttici, non è stato possibile. Ma non avvertono il problema come tale? Come mai? Non c'è, riguarda tutti indistintamente, non è che riguarda solo una parte della popolazione, ne esente un'altra, quindi non riesco. Allora, le associazioni di categoria dovrebbero per statuto rappresentare le categorie, quindi certo, agricoltura in particolare, col diretti, ma tutti gli altri, e gli allevatori ovviamente, che noi gli allevatori non ne abbiamo parlato, ma loro sono fortemente preoccupati per via dell'infezione. Noi abbiamo consigliato ad alcuni allevatori grossi di fare delle diffide. Sì, perché possono essere contagiate anche madri di bovini, di caprine, di pecore. Abbattono tutto, certo, senza, ed è giusto che si corri. Però noi le abbiamo consigliato di fare delle diffide, cioè perché poi in effetti glieli pagheranno 4 soldi. È un'azienda con 80, 100, 150 capi di bovini. Dio non voglia succedere quello che noi ci auguriamo tutti che non succeda, glieli pagano una stupidaggine. Invece c'è la diffida, è perché loro hanno ritenuto mettere al corrente le istituzioni di questa situazione, quindi qualcosa in più dovrebbero prendere. Però
io dico, in questo momento noi calabresi, lasciando stare le province, Vibo, Catanzaro, come è sempre stato, che cerchiamo di fare fronte comune, anche le associazioni di categorie, cerchiamo di fare fronte comune, i sindaci soprattutto, che rappresentano i territori. Nessuno ha mai vinto una battaglia singolarmente, chi ormai è una calamità imposta, è fuori controllo e distruggerà quel settore unico trainante di Calabria che è l'agricoltura. Io non riesco a capire perché non si vuole fare questa unità. Dov'è un problema? Questo non riesco a capire. Adesso leggevo che si può arrivare ad abbattere fino a capi distribuiti sulle province. Distribuiti sulle province. Però è un fenomeno che poi è un'azione, diciamo, che quando palliativo, diciamo, efficace, come, un palliativo. È un palliativo, come ho detto stamattina al dottore Giovinazzo. Però diciamo è un primo passo, ma quello che a me ha dato soddisfazione questa mattina come presidente del comitato, perché c'era anche il sindaco di Francavilla con me, Francavilla in cito l'avvocato Pizzonia, finalmente ho intravisto da parte della politica calabrese, escludendo la politica partitica, ma politica nel senso di chi ci amministra, una disponibilità completa a manifestare con noi. E c'è questo finalmente un qualcosa che ci gratifica a noi del comitato, quando un consigliere d'Acri, con tutti i difetti che abbia avuto in questi 2 anni e mezzo, ci mancherebbe altro, io l'ho pure detto, però mi dice: guardate, io qualsiasi cosa voi intendete fare per sensibilizzare i prefetti e perché si possa modificare questa legge, io sono con voi in prima linea, forse abbiamo, come voglio dire, abbiamo aperto una breccia. E questo vuole fare anche nei confronti dei sindaci. Quello che stamattina sono riuscito a fare con Dario, anzi siamo riusciti insieme a creare, che è questa disponibilità, perché ormai loro si sono resi conto che il problema c'è grave, però si trovano bloccati da questa maledetta legge nazionale, ed è vero, e sono disposti a manifestare con noi. Questo per il momento è una breccia che noi come comitato siamo riusciti ad aprire. Se i sindaci in massa ci danno il loro appoggio, anzi danno il loro appoggio ai loro cittadini, neanche a noi, certo, perché difendono i loro cittadini, allora forse difendono questa legge comunità che abbiamo aperto è ancora più grande. Quindi ci saranno probabilmente delle manifestazioni, certo, si organizzeranno manifestazioni, certo, eclatanti per porre all'attenzione appunto del governo questo enorme problema che, ripetiamo, è italiano. Perché riguarda tutte le regioni, cioè in particolare non da sottovalutare che riguarda la Calabria, che è quello di cui parlavamo appunto dell'aspetto. Le volevo sottolineare un'altra cosa, se mi permette. Noi abbiamo pure, è andato un nostro responsabile, il vicepresidente Lazzaro, a sensibilizzare, come ha fatto, non lo so, gli ha mostrato direttamente al ministro quando è venuto nella provincia di Vibo con un cellulare i danni che provocano i cinghiali sui terreni agricoli. Non lo so adesso se si muoverà o non si muoverà, però a noi interessa relativamente. Noi vogliamo tenere diciamo così all'ordine del giorno di tutta la Calabria intera questa situazione di calamità imposta. Il nostro obiettivo è questo, poiché ci siano un ministro, 5 Stelle, Lega, noi, certo, ci interessa poco. Infatti. L'importante è che, e se non intervengono loro, come abbiamo chiesto più volte, io avevo detto alle associazioni di categorie, no, ma scusate, si va a manifestare tutta Italia a Roma per delle stupidaggini, no? Ma voglio dire, perché non possiamo organizzare una manifestazione su Roma? Che cosa c'è di così complicato? Cioè, voglio dire, dov'è la, visto che stanno distruggendo il nostro unico fonte che ci crea PIL, è inutile parlare di altro, perché non si può manifestare? Perché dobbiamo avere sempre queste remore nei confronti di Roma? Perché sempre queste remore? E pensare che ci possono gestire persone che non vivono nella nostra terra. Questo è una cosa che io non condivido. Non si capisce anche perché, voglio dire, anche in tutta Italia, penso non so alla Basilicata, penso ad altre regioni come la Calabria, il cui settore trainante è l'agricoltura, non riesco a capire appunto perché non si possa fare fronte comune anche con queste regioni e quindi
essere ancora più forti, fare la voce ancora più grossa nei confronti di Roma, e quindi davvero creare una, come possiamo dire, un gruppo, una task force, un gruppo davvero massiccio, ed essere ancora più incisivi in questo. Purtroppo io le devo dire, io ho avuto una, per verità qualche mese fa il Presidente Oliverio ha mandato una lettera al Ministro spiegando la situazione drammatica in cui vive la Calabria e che ovviamente la Regione è limitata nel combattere questa situazione da questa legge del 92. E mi dicevano tuttora che il Presidente Oliverio non ha ricevuto nessun tipo di risposta, quindi io gli ho detto, allora ci considerano veramente, come penso io, l'ultima legione dell'impero, perché non rispondere a un Presidente, indipendentemente se ha fatto bene o di quale colore, certo, è, non ha importanza, rappresenta della... tutti i cittadini calabresi, quindi questa qua è una forma di... come voglio dire, di sgarbo istituzionale, più che di sgarbo, proprio di schiaffo ai cittadini calabresi, e questo per conto mio non è corretto, anzi dovrei ribadire un'altra cosa. Quando noi abbiamo occupato, lei forse si ricorda, un anno fa, gli uffici del Parco Regionale delle Serre, le abbiamo occupate proprio per chiedere all'interno del presidente del parco, quello che era il commissario, un intervento per quanto riguarda quantomeno il censimento degli ungulati, perché sì, non si sa quanti... E poi perché gli ungulati cosa fanno? Siccome lì non si può intervenire né coi selettori né coi cacciatori, e siccome lì è un parco regionale, si poteva intervenire fin da subito, essendo la regione come i parchi nazionali, perché lì il commissario presidente lo nomina la regione, quindi si poteva concordare un intervento per cercare di limitare anche lì all'interno, non è stato possibile. Addirittura allora è venuta una attuale parlamentare dei 5 Stelle qua di Soverato, che è la dottoressa Silvia Vono. Promesse sono state tantissime, non vi preoccupate, interverremo, faremo, gireremo. Ma come solito nulla è cambiato. 20 anni fa era così, adesso è così. Oggi è così. E quindi questo è una cosa che a me dispiace molto. E le torno a ripetere, io la ringrazio per lo spazio che ci ha dato questa televisione, lei in modo particolare, e lancio da questi studi il messaggio proprio di cercare di concordare con le istituzioni, quindi con i sindaci, l'intervento dei prefetti per quanto riguarda l'ordine pubblico. Ci sono delle leggi che garantiscono questo tipo di intervento, perché nei centri abitati o vicini ai centri abitati i telecontrollori, i cacciatori per legge non tra l'altro qui a Soverato abbiamo avuto anche un caso, no, di un ragazzo con il motorino a causa del poi di un cinghiale che attraversava la strada, credo sia andata in questo modo, è caduto, si è fatto male, ha dovuto subire un'operazione chirurgica. Quindi, ma in questi casi cosa succede, ad esempio? Guardi, in casi di incidenti, di non so, incidenti, distruggi la macchina sperando poi che non ti faccia male. È un discorso difficile da... Però da quello che io so, bisogna, ed è giusto così, perché poi ci sono anche i furbi, e a provocare l'incidente sia stato proprio l'ungulato, perché nel momento in cui l'ungulato ha provocato l'incidente, ovviamente i danni, essendo animale selvatico, non risponde alla regione e deve pagare. E però, come si dimostra? Questo bisogna andare ad un avvocato per dimostrarlo, perché io purtroppo non sono un avvocato, né mi voglio arrogare di dare una risposta che poi magari verrà contestata in tutto il mondo. Io non lo voglio dire, bisogna andare da un avvocato, farsi consigliare quello che si deve fare e poi procedere, perché stamattina anche di questo si è parlato, di danni che la regione vengono richiesti per incidenti e cose così, ma molte volte sono delle cose fittizie, quindi, perché ci sono purtroppo anche i furbi in questo, certo, settore. Ovviamente. Però se è una cosa che è veramente successa, bisogna andare da un avvocato, spiegargli com'è la situazione, poi l'avvocato dirà cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. Ecco, rispetto poi all'abbattimento ci sono gli ambientalisti che naturalmente si oppongono, perché poi dispiace che vengano abbattuti degli animali, ma in questo caso nuoce proprio alla...
non solo all'uomo ma anche al suo lavoro. Ormai il cinghiale è un animale nocivo, bisogna dichiararlo tale, perché in questo momento nuoce, e mi meraviglio degli ambientalisti, perché noi abbiamo delle presenze di cinghiali nel parco dell'Angitola, nel lago dell'Angitola, dove ormai hanno distrutto l'ecosistema. Perché è talmente alto il numero che ormai mangiano di tutto i cinghiali, arrivano a mangiare la frutta quando non è matura, arrivano a mangiare, che ne so, animali morti, perché il numero è talmente eccessivo che distruggono l'ecosistema. Ormai gli uccelli che deponevano le uova a terra non ce ne sono più, perché si mangiano le uova. Quindi è un dramma che non è solo del cinghiale, è un dramma che sta distruggendo l'ecosistema. Poi io e gli ambientalisti, i naturalisti, nessuno vuole, non è amante degli animali, ci mancherebbe altro, nessuno di noi è a favore dell'abbattimento del cinghiale, ma c'è una legge del 92, quando i cinghiali qua se ne ammazzavano uno all'anno era pure assai, perché c'erano i cinghiali nostri. Poi si è arrivato al ripopolamento e questa legge del 92 deve essere modificata, perché ormai un cinghiale non può considerarsi un animale protetto, ce ne sono a migliaia, quindi andare a scontrarsi con l'indibile non ci porta da nessuna parte. Io vorrei che loro venissero quando ci sono sta agricoltori disperati o sta aziende agricole che stanno chiuse, loro venissero ad ascoltare. Invece è facile parlare di articoli sui giornali o in TV, è facile parlare, però poi ti devi calare nella realtà, e la realtà è diversa da come viene raccontata sui giornali. Purtroppo la situazione è questa. Io ai signori ambientalisti nulla contro di loro, però dico, adesso è una situazione fuori controllo, non è più controllabile, quindi è inutile stare ad ammazzare un elefante con un coltello, bisogna intervenire in modo drastico, il numero degli ungulati deve essere diminuito, anche perché siamo fuori legge, perché se le zone non vocate il cinghiale non ci deve essere, non ci deve essere, quindi lì l'abbattimento deve essere totale, lo prevede la legge. Allora, finalmente siamo riusciti ad aprire una breccia alla Regione Calabria, grazie ai Giovinazzo e Stranieri. Benissimo. Adesso dovremo aprire una breccia nei confronti dei sindaci. Cioè è inutile fare, un sindaco è sovrato, fa un discorso, un sindaco è chiaro allenato, un sindaco è francavillanato, no, qua bisogna fare un discorso univoco, lasciando stare gli interessi partitici eccetera, non è un discorso partito, è un discorso che ci riguarda. Un cinghiale quando passa da una parte all'altra non guarda se chi è rosso, nero, giallo, viola, passa, e quindi voglio dire non ha più senso. Quindi ribadisco questo messaggio. Diciamo che c'è la psicosi in questo periodo, almeno qui, perché c'è la psicosi del cinghiale, perché davvero noi ce li ritroviamo, ma noi così come altre comunità, sicuramente altri paesi, altre città della Calabria, ce li ritroviamo davvero in qualsiasi momento. Grazie. Quindi diciamo che c'è più ottimismo adesso dopo questi incontri rispetto al passato da parte vostra come comitato? Ottimismo sì, però... Però si deve arrivare poi al... presente già, ma l'avevo fatto presente già da diverso tempo, parole va bene, noi vogliamo vedere i fatti sono che comunque sono riusciti ad aumentare il numero di cinghiali abbattuti, comunque si hanno riusciti a portare il piano di selezione entro il 31 dicembre, perché a fine luglio o giugno scadeva, quindi hanno prorogato fino al 31 dicembre. A ottobre entreranno le squadre di cacciatori, quindi si aumenterà. Noi abbiamo detto quantomeno chiedere una deroga per aumentare di un mese la caccia, cioè non chiuderla al 31 dicembre, ma portarla al 31 di gennaio, la caccia da parte delle squadre di cinghiali, delle squadre di cinghialari, di cacciatori. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Bisogna riconoscere che poco ma qualcosa hanno fatto, questo bisogna riconoscerlo. Noi cercheremo di fare di più, cercheremo di insistere sulla modifica di questa legge. Anche i parlamentari che sono riusciti a presentare del Molise calabresi, perché ci sono dei parlamentari calabresi che hanno presentato, noi li spingiamo a stare con noi.
a venire, a contattarci. Cioè, bisogna unire le forze in questo momento, perché altrimenti, e questo non è un problema che risolveremo facendo di tutto, non risolveremo in 2-3 anni, devono passare certo 5-6 anni per risolvere il problema. Quindi se non iniziamo fin da subito a essere coesi, uniti in questa lotta, non ci riusciremo manco fra 5-10 anni, perché veramente il fatto che i cinghiali sono nelle case, sono nel mare, sono assoverati in un periodo di turismo, eccetera, eccetera, questo la dice lunga sul fatto che noi 2 anni e mezzo fa avevamo visto giusto, bene e lungo. Purtroppo non ci ha ascoltato quasi nessuno, se non pochi sindaci del Vibonese, a cui va il mio applauso. È anche vero che a questi animali l'abbiamo un attimino, come dire, gli abbiamo distrutto noi l'habitat, il loro habitat naturale, costringendoli quindi a scendere nei paesi, nelle città, e questo è anche vero, però purtroppo oramai siamo a questa situazione di fuori controllo e qualche misura bisogna assolutamente adottarla. Perché, dottoressa, lei deve tenere in considerazione che ormai non stiamo parlando più del nostro cinghiale autoctono, stiamo parlando di incroci, certo, parlando di, e anche qui c'è la responsabilità ovviamente dell'uomo, più grossi portati dall'estero, stiamo parlando di incroci con maiali, stiamo parlando di una serie di problematiche create da una mancanza di controllo sul territorio. Anche gli allevatori hanno le loro colpe, ci mancherebbe altro, perché ci sono stati degli allevamenti nati proprio per allevare i cinghiali, che poi questi cinghiali ovviamente scappando dalle recinzioni si sono incrociati. Noi, io ho visto cinghiali, dottoressa, mi crede, di 160 kg, stiamo parlando a momenti di un vitello, non di un cinghiale. Cioè qua ammettiamo, io non ne ha, una persona nel Vibonese ha segnalato la presenza di un vitello abbandonato. Sono andati i selettori, non era un vitello, era un cinghiale, una cosa impressionante. Quindi voglio dire, nell'arco degli anni si è creata una situazione talmente complessa e difficile da districare, per cui, come le ripeto, se non c'è l'unione di tutti, delle associazioni, della politica, dei sindaci, dei prefetti, non si risolverà. Soffermiamoci ancora un pochino sull'aspetto sanitario, quindi sul pericolo infezioni, perché sono stati riscontrati dei casi, ripeto, senza fare allarmismo, però è sempre un dato di fatto ed è sempre meglio parlarne, perché è un aspetto importante della nostra vita, della nostra salute. Senza fare allarmismo, noi diciamo che sono stati riscontrati dei casi in cui i cinghiali, in che zona? Diciamo che la zona più colpita è la zona proprio nostra, la zona che va dal Petrizzi, quindi questa zona del Catanzarese, parte, Borgi, delle preserre, diciamo, delle preserre calabre. Questo è un dato di fatto, ci sono i documenti che noi abbiamo acquisito, che abbiamo ovviamente. Cioè, ed è stata riscontrata proprio la patologia tubercolosi? Sulla tubercolosi bovis, diciamo così, perché io so di una, perché noi non abbiamo delle strutture qua in Calabria, quindi li mandano a Brescia, alla Regione Calabria, e Brescia, dove c'è una struttura proprio che riesce a, mandano ovviamente dei campioni, una struttura che riesce ad individuare se effettivamente tubercolosi bovis o altro. Bovis è quella trasmessa dal cinghiale? No, o dal bovino? Il bovino è per questo si chiama tubercolosi bovis, poi il cinghiale è portatore. È portatore. È portatore, okay, di questa tubercolosi, che è l'unica forma di tubercolosi che potrebbe eventualmente anche insinuarsi nel corpo umano. Però Come può avvenire la contaminazione? La contaminazione può avvenire se la carne non è portata a una certa temperatura, quindi se la carne è cotta, non c'è nessun problema, si può, se la carne non viene analizzata dai veterinari, quindi noi diciamo, ma lo stanno già... Stiamo parlando di carne bovina? No, carne di cinghiale sempre, ok. Di carne di cinghiale, carne da bovina, loro fanno le analisi, se la riscontrano procedono all'abbattimento di tutti gli animali all'interno della stanza, quindi li stanno facendo anche i prelievi sui bovini, quindi per il momento diciamo
siamo un po' tranquilli sotto questo aspetto, perché l'analisi da parte dei veterinari vengono fatte e non hanno dato, diciamo così, risposte negative, quindi sotto questo aspetto siamo tranquilli, però è un qualcosa che cova sottoterra, quindi ecco perché noi abbiamo insistito stamattina e sono contento di come Giovinazzo ha preso la cosa di questi centri di raccolta, perché i centri di raccolta, perché tante volte vuoi per motivi economici, vuoi per altri tipi di motivi, il cinghiale abbattuto non viene portato. Il cacciatore che è bravo, il selettore che pure è bravo, lo apre, lo scuoia e già lui fa un'analisi, però un cacciatore, un selettore è tale, un veterinario è diverso. Certo. Quindi noi vorremmo che le analisi venissero fatte dai veterinari. Quindi in questi centri di raccolta ci dovrebbe essere un'equipe di veterinari che entra bene nello specifico e dà quantomeno una prima sicurezza sulla carne. Poi ovviamente la carne può essere data per il consumo umano, come può essere sequestrata, messa nelle celle e poi fatta un'analisi ancora più accurata, oppure mandarla direttamente a Cosenza, mi sembra, dove c'è un centro di smistamento proprio per i cinghiali abbattuti, però si paga, si vuole dire, i comuni devono sborsare 250 euro a cinghiale, quindi se nel comune, faccio un esempio, di Patrizia vengono abbattuti 5 cinghiali, praticamente su 5 cinghiali si racconta una forma, anche se minima, di infezione su migliaia di euro, e non so se in questo momento i comuni si possono gravare di ulteriori spese, perché non è un danno che hanno creato loro, ovviamente. Ecco perché chiedo la collaborazione da parte dei sindaci. Io sentivo il sindaco di Torre del Ruggero che mi diceva addirittura non hanno più terreno, perché si può anche, sempre dietro la presenza del veterinario, scavare un centrobuco, buttare il cinghiale, bruciarlo, eccetera, quantomeno si fa. Non hanno manco sui terreni, perché ne hanno talmente messi sotto terra che non hanno, quindi non sanno come fare. Quindi io in questo momento, visto che loro non sanno neanche che pesci prendere, perché non ci uniamo tutti quanti e cerchiamo di questi pesci di prenderli tutti insieme, perché l'unità fa la forza. Speriamo che il suo appello venga raccolto, si possa fare qualcosa, perché anche gli ortaggi, quindi ad esempio pensiamo alla lattuga eccetera, possono essere contaminati, certo, dal passaggio di un cinghiale, certo, infetto, quindi siamo davvero abbastanza insomma, il problema è serio. Il problema non è di allarmare nessuno, perché non ci sono dati per allarmare, certo, ma è un problema che va affrontato, va anche assolutamente subito, affrontato, subito ovviamente. Va affrontato, non allarmare, ma affrontato con serietà, con organizzazione, con persone che fanno il loro lavoro e quant'altro. Questo ci serve per poter non risolvere il problema, contenere, perché per risolvere il problema ci vogliono anni, quindi cercare di contenere da subito. Ecco perché noi, come lei diceva, stiamo preparando delle iniziative. Ecco, i prossimi passi quali saranno? Noi faremo delle iniziative appoggiate ovviamente, perché hanno dato la disponibilità delle istituzioni regionali, chiederemo la presenza di tutti i sindaci che ci vogliono appoggiare per sensibilizzare le istituzioni governative, perché ormai, come ribadisco e sottolineo, è un problema di ordine pubblico, quindi ci sono tutte le leggi per poter intervenire anche nei paesi, anche a sovrato, per poter intervenire per abbattere i cinghiali, ci sono le leggi, però bisogna insistere su questo. Ha contattato il sindaco, ad esempio, ci troviamo a Soverato, ad esempio di Soverato? No, contattato personalmente no, però noi abbiamo lanciato una serie da 2 anni e mezzo a questa parte di inviti, manifesti. Lei non si scordi che noi un anno fa abbiamo messo un manifesto in tutta la Calabria, dove abbiamo messo le aziende che stanno chiudendo, cioè l'abbiamo attaccato in tutta la Calabria, non è che l'abbiamo attaccato solo qua, c'era nome e cognome dell'azienda che per problemi legati al sovrannumero di ungulati nelle zone non vocate sono costrette a chiudere. Finalmente adesso anche nelle zone di Borgi, Girifalco, Amaro, in Valle Fiorita, si stanno rendendo conto che effettivamente così non si può continuare e stanno minacciando la chiusura delle loro aziende con agricole. Perdite di posti, stiamo parlando di aziende che imbottigliano vino,
di aziende che imbottigliano olio, di aziende che creano quel poco di attività, diciamo così, redditizia nelle loro zone. Quindi chiudendo questi, anche i paesi si spopolano, perché poi chiudendo anche i giovani o comunque chi lavora in queste aziende agricole naturalmente prendono altre strade, magari emigrando. Ma non possono essere delle strade anche negative, cioè certo, i ragazzi possono andare a finire in mano alla delinquenza. Noi dobbiamo anche percepirla questa situazione. E ci sono, io però voglio dire, io ho conosciuto dei ragazzi delle cooperative che sono delle persone che lavorano la mattina e si aggiornano, sono ragazzi di 30 anni, 20 anni, con famiglie, maschi e femmine, la mattina e si aggiornano 5, vanno per sistemare i loro terreni, prendono i terreni di fitto, stanno recuperando terreni abbandonati da anni. Non li possiamo abbandonare, sì. Assolutamente no. E allora se non ci uniamo tutti quanti insieme, questo è un dramma, che poi dal dramma dei cinghiali si passa ad altri tipi di drammi. Certo. Tutti i drammi correlati ovviamente. Già la Calabria, dottoressa, è l'ultimo. Cioè voglio dire, dobbiamo cercare da parte. Va bene, speriamo insomma che questi incontri e queste sensibilizzazioni, chiamiamole così, possano portare davvero a delle azioni concrete, delle azioni incisive e diciamo definitive, perché poi abbattere totalmente i cinghiali non è possibile, non abbattere nel senso abbatterli fisicamente, comunque come dire, diminuire il numero almeno, non far sì che anche perché si riproducono davvero in maniera esponenziale, di conseguenza anche c'è un sovrappopolamento. La legge prevede che ogni ettaro di terreno ci deve essere un cinghiale e mezzo. Qua non è che ne ho uno, sono decine in ogni ettaro e mezzo di terreno, nel giorno avvocato non ci dovrebbe, quindi siamo anche sotto questo aspetto fuori legge. Ci vogliamo svegliare per far valere i diritti di questa povera gente che vuole lavorare? Che so, appunto, anche qua Soverato, che è una regione turistica, sì, la gente che viene da fuori a stare a Soverato, quindi forza della valuta, forza soldi, le attività commerciali ci guadagnano, e se vedono i cinghiali, se vedono che Soverato è in festa, se vedono i cinghiali a mare, e non è, no, secondo non me è normale, assolutamente non è normale, non è qualcosa, ma non è anche un biglietto, sicuramente non è un biglietto, cioè, da visita. Quindi voglio dire, se questo tipo di considerazione non viene sviluppato dal primo cittadino che deve prendere atto di questa situazione, ovviamente, e lei capisce il peso che noi come comitato possiamo avere, viene sminuito. Perché un conto avere la forza di chi rappresenta, certo, i paesi, un conto purtroppo averlo di pochi rappresentanti di paesi. E questo è l'unico successo che dopo un anno e mezzo, le ripeto, stamattina siamo riusciti a comitare, è proprio quello di aver avuto la risposta dalle istituzioni regionali della loro presenza al nostro fianco, visto che è una legge nazionale, per cercare quantomeno di cambiarla. Ci auguriamo allora che appunto l'appello anche di far forza, di fare rete, di essere insieme per naturalmente ottenere anche delle considerazioni, delle misure proprio atte ad abbattere questo fenomeno, diciamo comunque a contenerlo, perché come dicevamo, lo ripetiamo, ormai è fuori controllo. Ringraziamo allora Eugenio Fristacchi del Comitato Contenimento del Cinghiale e Difesa del Territorio, ringraziamo anche i nostri ascoltatori. Buona serata e prossimi appuntamenti con il nostro 60 News. Buonasera a tutti.
Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.